volevo consigliargli delle letture, visto che in questo periodo non si legge più. Beh, questo è molto carino, imparare a camminare in pochi semplici passi. Al giorno d'oggi muoversi facendo uso delle gambe è molto utile. Ormai strisciare non è più sempre possibile. Passo dopo passo l'autore porterà ad essere bipedi e poi a sfoggiare anche un'andatura invidiabile. Potete andare nei luoghi, insomma. Questo è molto bello. Come ingrassare in pochi semplici pasti. Questo è pieno stile maccio, eh? Anche questo... Questo l'ho scritto io. È tuo? Sì, sotto pseudonimo. Ma è va molto in America, questo. Mi piace che cambia il font in base allo stile del libro. Mamma, che bello. Ma uno dei migliori è Perché cacchiamo, di Edoardo Feci. Vabbè, ma Feci è famosissimo, ragazzi. Da molti considerata un'attività ignobile, disgustosa, repellente, da tenere nascosta agli sguardi, l'evacuazione è in realtà fondamentale per il nostro organismo e ci salva la vita ogni giorno. La cacca. Sì. Vi inoltrerete in un viaggio immersivo nel mondo della defecazione che vi porterà a rivalutarne l'importanza e in alcuni casi a volerla anche sfoggiare in pubblico. Perché cacchiamo? Basta! Perché caghiamo? Ultimo, ma non per importanza, la bacinella. Ah, ma che bello, mi sa che è un classico. Bello, è un romanzo. Come riempirla, come svuotarla, dove tenerla. Ah no, è sempre manuale. Questo è il mio preferito. Con la bacinella, Renato Rana Marziana prende di petto l'argomento senza fare sconti a nessuno ed elenca uno dopo l'altro tutti i favolosi utilizzi di questo rinomato catino. Rinomato catino. Insomma, leggere questo libro potrebbe cambiarvi la vita domestica. 180 pagine. La bacinella, Mimmo Editore. Mimmo Editore è lo stesso di Perché cacchiamo, no? No, questi sono tutti Mimmo Editore. Il migliore è questo.